Buongiorno ragazzi, oggi è arrivato un pacco ordinato ieri pomeriggio al campo di tiro. Eh già, allora cioè, ho ordinato online ovviamente. Dunque, capita di andare ai poligoni che molto spesso hanno dei servizi ben forniti, bar, ristorantini, oppure sono posti in vicinanza di centri abitati con annessi esercizi pubblici. Altre volte, come ieri era il 19 luglio 2020, capita di andare in poligoni in montagna, in posti, sì, dove c'è un comune, una città, ma comunque l'abitato è lontano. Allora ti porti il pranzo al sacco. Ieri mi sono portato appunto il pranzo al sacco, come si suol chiamare, e avevo una busta, quelle termica, di quelle che si usano per andare a fare la spesa di surgelati. Però essendo una busta floscia e anche più grande del necessario, non era proprio il top, anche perché avevo sempre paura che si rovesciassero i contenitori interni eccetera. Con questa premessa, già avete capito, una rapida ricerca su internet, su Amazon ovviamente, quello che dà subito il prodotto, un Amazon Choice, cioè questo era uno dei prodotti in offerta. Questa è la solita carta di imballaggio. Prendiamo il pacco esterno, abbiamo la busta interna. Allora, Esonmus, neanche mi ricordo, una marca anonima, niente di che, senza danneggiare. Abbiamo un'ulteriore confezione ancora, anzi questa è proprio la busta di plastica, quelle che si richiudono per quando non serve. Quindi questa si ripone, anche un comodo foro di areazione per far andare via l'umidità. Apriamo, e questa è per quando si va al poligono, che si porta il pranzo, che ovviamente non deve, se lo si lascia in macchina come ieri che era caldo, non tantissimo ma era caldo, il pranzo ti si lessa. Quello che sia, panini o acqua fresca o confezioni contenenti cibo cotto. Ecco, notiamo, è circa 15 litri, le dimensioni esterne, se ritrovo il metro più o meno, 25, sì, apriamola al massimo. Apriamola al massimo, 25 per 18, 20, in base a come si dilata. Altezza 20-21 più o meno, quindi è data per una quindicina di litri. Dalle dimensioni c'entrano i portavivande, quelli che ho in casa, le pirofile con chiusura sigillata, più o meno presunta sigillata. Ecco, si richiude, abbiamo una maniglia superiore, dovrebbe avere, non so se qui c'è da qualche parte una cinta, perché vedo che è predisposta, vediamo un po'. No, è isolata parzialmente anche la tasca esterna. Due sacche esterne laterali in retino. Qui c'è, ci sono due magliette portacinghie, però, ah ecco, si era caduta dietro la cinghia, ovviamente io la stavo cercando altrove.
Cinghia banan semplice in cordura leggera, un moschettone in plastica. Questo è un oggetto che non deve portare grandi pesi, ovviamente. Anche qui i passanti sono in plastica. Dunque, questo oggetto è un'offerta a 15 euro scarsi rispetto ai 25 del prezzo di listino. Spedizione gratuita ed immediata, l'ho presa, è arrivata in circa 24 ore perché l'ho ordinata a quest'ora ieri. Eccola. Ed oggi è già arrivato, mi ha suonato il corriere. Ovviamente ero in casa, piano con le cerniere che sono un po' dure, e le cerniere tendono, ecco, si rovinano facilmente, ecco, vanno ripiegate perché era messa all'incontrario, visto che era stata piegata nella busta. Le cerniere bisogna fare molta attenzione sulle curve, qui sulle, perché è facile, ecco. 15 euro, un portavivante per quando si va sia nelle scampagnate. Io le scampagnate le faccio nei poligoni di montagna, non è che sono un amatore del mare o dei campeggi, ma comunque può essere utile in varie circostanze.